Ok, quindi poi... ciao. Ok, prendi l'ultima monetina. Dove vai? Cristo. Senti zio, stai concentrato. Non penso che sia difficile. No, no. Ciao carissimi propiloni, miei carissimi leccategole. Oggi siamo di nuovo qui su Mario. Oddio, sì, come dice Kisuke. E l'ultima volta l'amiibo ci ha detto che c'è una luna qui. E infatti c'era sto ciaffo di quelli al tempo. E quindi adesso lo utilizziamo. Ma dopo questa luna ci leviamo anche dalle palle, io direi. Nel senso, basta questo mondo, andiamo al prossimo. Perché siamo curiosi, affamati di curiosità, cultura e cose varie. Ecco la nostra ultima luna qui. Adesso ci leviamo dalle palle. Hai capito? Noi ce ne andiamo. Dove ce ne andiamo? Quindi siamo davanti alla nostra... Oddio sì! Gli mettiamo altre belle lune dentro per dare un po' di carica, un po' di benzina. Siamo a 18 lune, porca zozza, ma te rendi conto? Ah, così. E sapete dove ce ne andiamo? Al regno delle sabbie, che è quello nuovo, ok? Al regno delle sabbie, scommetto che c'è la sabbia, no? E Mario non vede l'ora di prendere un bel salame, inzupparlo nella sabbia e poi farci una bella spaccata sopra. Perché Mario è un po' strano. Ce l'ha ste cose che deve pensare alle zozzate. Tipo che va in bagno e non si chiude a chiave e si apri, beh, scopri un lato oscuro di Mario, quindi è meglio non aprirla quella porta, direi io. Adesso abbiamo pure un cappello da capitano, signori. Con questo cappello da capitano noi possiamo fare uomini virili, perché in questo gioco sta tutto nel chi ce l'ha più grosso. Il cappello? Non lo so. Beh, Mario ce l'ha più grosso di tutti il cappello, perché guarda, la mia nave è un cacchio di cappello, ora che ci faccio caso. Quindi io ce l'ho più grosso di tutti, il cappello. Cappello a parte, adesso questo sotto ci vuole parlare e noi ci tocca legge. Quindi che ne pensi di questo berretto da capitano? Permetti, tabernello. Dunque, dove eravamo rimasti? Eccoci, quel mostro si chiama Bowser. Beh, grazie all'Odyssey gli saremo legal in un batter di ciglio. Mentre siamo in viaggio, perché non diamo una ripassata veloce a un paio di cose? Così i viaggiatori schianto a terra. Senti zio, questo lo so, quindi saltiamo il dialogo, è bella, sei molto simpatico. E fu così che il viaggio dei nostri due eroi arrivò al termine con la morte del cappello, che è stato schiacciato a terra da Mario dal suo sedere gigante. Beh no, in realtà no, questa non è la storia vera, la stiamo per affrontare quella vera insieme. Ma adesso quindi c'ho sto cappello, a me non mi piace sto cappello, è troppa virilità per un uomo come me che c'ha un po' qualche tocco effeminato. La cima della torre tocca arrivare lassù, ma ti rendi conto del lì che arriveremo? Ce l'abbiamo fatta! Il viaggio inaugurale della si è stato successo. Ma che freddo! E io che pensavo che nelle zone desertiche fosse caldo. Ho letto male in realtà, ma chi se ne frega, eh? Cos'è quel bagliore in cima alla torre? Sbaglio, è una luna di energia. No, zio, è una luna energetica. Ok, me la smetto. Andiamo, zio, andiamo in giro, dove pare. Guarda quanto spazio da esplorare. Possiamo rotolare giù per le discese e fare tante cose magiche, papà. Ma esploreremo dopo in giro. Dei fucking triangoloni, qualcuno ha detto fucking triangoloni? Non t'ho sentito bene. Qualcuno ha detto fucking triangoloni? I fucking triangoloni per tutti. Guarda quanti triangoloni, porca zozza. Qualcuno ha detto fucking semino? Io lo butto qui dentro, tac, abbastanza scontato. Qualcuno ha detto fucking tubo verde? Beh, io mi ci ficco subito proprio. In questa stanza è nascosto un tesoro, non lo troverai mai semplicemente cercando. Devi sentirlo, sentirlo. Guardati in giro, senti le vibrazioni, ti guideranno verso di esso. Senti zio, calma, questo è un po' uno zozzo, questo qua. Comunque sì, mi sta vibrando, mi stanno vibrando i Joy-Con sempre di più, sempre di più. Qui mi vibrano tutti e due, adesso che mi vibrano così tanto, mi sa che me ne vado in bagno. Scherzo, ok? Però scommetto che qui, olè, la nostra prima luna desertica, perché è verde questa? Cambiano anche il colore? Ma qui ce n'è un'altra, così, a gratis proprio. La mettono così in giro. Hai ottenuto una luna! Guarda le monetine. Qualcuno ha detto fucking elettrone. Qualcuno ha detto fucking triangoloni. Fucking triangoloni. Fucking rotoloni. Oh, c'è una porta qui. Entriamo. Entriamo. Benvenuto al gioco del cappello. Ah, ok, ok. Sì, sì, beccate sti soldi. Tanto lo so che vuoi solo i soldi. Zozzo spilorcio. Ah, ok, ok. Devo prendere il simbolo giusto. Dopo il cuore. Eccolo. Dopo il cuore. Eccolo. Eccolo. Attento. Eccolo. Presa la luna, zio. Wow. Fucking lunatone per tutti. Ma io dico, ma ti rendi conto? Entriamo qui dentro. Ma c'è un cane col cappello qui. Ciao cane col cappello. Farai mai un film? Tipo il gatto con gli stivali e il cane col cappello. Senti zio, tu che cosa vendi? Guarda la roba interessante che vende. Una luna. Minchia, questo vende lune. Io me la compro. Ci siamo appena comprati una fucking lunatone. 1000 monete. Un costumino. Devo averlo. Ehi signorine, a tutte voi là fuori. Attenzione, sta arrivando un Mario bicolore.
Mario più sexy mai visto? Ciao bello, hai visto che c'ho il doppio cappello? C'ho berretto con cappello sopra. Ma ti rendi conto? Guarda che roba. Le orme di Bowser. Porca zozza, ma sono grandi quanto più di me. Ah, così, via dalla mia strada, hai capito? Via, via. Tu, a casa. Qualcuno ha detto checkpoint? Eccolo qua. A casa, ho detto, tutti e due. Tutti e quattro, via, ciao. Ma questo, che cos'è? Questo coso? Una miseria, posso vedere cose dall'alto, posso vederle in basso, in alto, a sinistra, a destra, dappertutto. Noi dobbiamo arrivare lassù, in cima alla torre, capisci? Ed è lì che andremo. Qualcuno ha detto fucking triangoloni, perché io li ho visti lì. Fucking triangoloni per tutti. Qualcuno ha detto missile, perché io sono un missile. Proprio in generale, capisci? Proprio la mia intelligenza, ci arrivo subito. Ehi, attenzione, meulencula. Accelerazione massima, ciao. Oh, questa non me l'aspettavo così scontata, però va bene. Mi prendo i monetoni. Allora, posso arrivare anche a quest'altra luna qui? Secondo me sì, ci posso arrivare abbastanza tranquillamente. Se accelero un pochino, me la prendo e cerco di tornare indietro, perché se no mi tocca fare un giro assurdo, mi sa. Torna indietro, coso! Attenzione! Wow, attenzione, Mario, fai i numeri e poi vola via. A parte che da qui riuscivo a salire tranquillo. Un semino! Sai che c'è fuoco sto semino? Me lo porto a casa. Mamma mia, appena torno a casa con sto semino, mi ci faccio un bel panino. Non vedo l'ora di arrivare a casa con sto semino. Ma pensa quando lo farò vedere a Patch. Sarà così contenta di vedermi con questo semino. Aspetta, ma Patch è stata rapita. No! Ecco, va qui il semino. Visto come sta crescendo la piantina? Lì, questa piantina sta crescendo, eh? Quindi ci manca un altro semino. Un fucking semino. Dove sarà? Non lo so. Quello è lì sotto, c'è un buco che di solito dice non entrare perché sono pericoloso. Ma io sono un po' matto, quindi ci entro. Ciao belli. Attenzione, quanti fucking triangoloni che vedo all'orizzonte. Sono tanti. Non sono pochi, sono tantini. Oh, qui è scivoloso, bisogna stare attenti. Oh, wow, 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 wow. Attenzione, attenzione. Wow, wow, wow. Passo qui sotto, non fate caso a me, grazie. Prendo i triangoloni. Oh, le monete lassù. Come ci arrivo lassù? Guarda quante monete. Qualcuno di voi sa come si arriva lassù? Beh, se sì, me lo lasci scritto nei commenti, perché ora non è che abbiamo moltissimo tempo per pensarci, visto che c'è un video da registrare qui. Oh, cioè andare avanti? Possiamo stare a scherzare, a giocare, a cercare i monetoni? No. Guarda te dove siamo parsi. E questo? Ciao e butta, tutti mi chiamano Ruggi Taxi. Se vuoi uno strappo, certo, beccati tutti sti soldi. Prima di tutto fammi aprire le cose qui. E qui una bella luna. Ci sta. Fucking luna presa. Bella. Quindi adesso io salgo su di lui. E wow. No, attenzione. Ah beh, con lui non ci muoio qui sopra. Quindi posso prendere altri fucking triangoloni. Fammi prendere. Chiappaci però, porca zozza. Chiappaci. Qualcuno ha detto fucking tigre della sabbia o fucking leone della sabbia, non lo so cosa sia. Oh, una luna dentro un cactus, ma ti rendi conto? Prendiamocela. Wow, chiappaci però. Guarda come prende la mira per prendere i fucking triangoloni. E ce la fa, se li porta a casa. Hai capito? Io ho già ben 31 triangoloni, quindi tra poco compriamo cose. Ah, questo non si può rompere, perché? Perché non si può? C'è qualcosa qui. Aspetta un po'. Holy shit. Ha! Sono un cactus, zio. Come va? Non mi hai visto? Mi avvicinerò piano piano. Non si è accorto di nulla. Adesso lo picco. Che c'era qualcosa qui sotto il cactus. Pensa un po'. Cosa poteva essere se non un lunatone? Sta fa un macello sta tigre. Sta andando a sbattere addosso a tutto. Sono finito in un buco, in una oasi. Wow, posso uscire? A quanto pare, meno male. Visto che possiamo correre su questa melma viola, io direi di entrare qui dentro e scoprire cosa c'è qui sotto. Oh, fantastico, un percorso ostacoli con la creatura più difficile da guidare che io abbia mai guidato negli ultimi 20 anni di videogiochi. Sarà uno spasso, sicuramente, perché questo c'ha una curva difficilissima da fare e la frenata è difficile capire poi che direzione prendi, visto... Ah, non cadere. Ok, quindi poi... ciao! Questa è per caso la mia prima morte su Mario? Sono sicuro che ci sono dei posti in cui si muore tanto e altri in cui non si muore per niente. Monetoni, monetine, monetaine. Ok, prendi l'ultima monetina. Ah, dove vai? Cristo! Seconda morte in breve tempo. Era da aspettarselo. Senti zio, stai concentrato. Non penso che sia difficile. No, no! Porca zozzina! Porca paletta! Senti zio, adesso concentrato. Mi fido di te, del tuo giudizio, della tua capacità di curva, e ce la fa, prende l'ultima monetina lì e se ne frega delle altre, perché porca zozza, basta, io direi. Qui dove andiamo, signori? Altri fucking triangoloni, prendili. Mamma mia, la bravura di Peo è micidiale, lo so, non vi spaventate. Una nota musicale che ne fa apparire tante. Mamma mia, questa curva U sarà un macello. Ah, no, vabbè.
lo rifaremo. Partiamo dalla distanza, prendiamo bene la mira. Ok, stai, vai, cerca di andare dritta almeno. Curva 1, micidiale, signore. Micidiale, se ne va di là. Dove non doveva stare. Poi mi fa ripartire da qua. Quanta simpatia, io direi. No, no, porca zozza, porca. No, non facciamo un solo video su questa zona. Perché no? Perché non perdere l'intero video qui? Prendiamo la larga. Ok, questa curva U tocca farla bene, signori. Ma dov'hai? Ma dov'hai? Ma dov'hai? Se la frenata non ce l'hai? Qualcuno metta dei freni a disco a questa cacchio di tigre. O leone. Quello che cacchio ti pare che sei. Guarda te, guarda. Calma, concentrazione. Non puoi morire qui, dai. Siamo appena all'inizio. Ti permetto di morire un'altra volta nella curva a U. Ma non ora. Ok, ok, ok. Curva U, curva U, curva U. Chiappaci, chiappaci. No! No, Cristoforo! Ci tocca rifarlo. Non riesco mai a capire qual è la direzione della sua maledetta faccia, guarda. Guardate, guardate. E torniamo indietro. Non ho preso neanche la prima nota, pensa un po'. Ok, curva omicidiale. No! No, troppo acuta di nuovo, porca zozza. E la rifacciamo, perché tanto io voglio stare qui a fare sempre questo. Divertentissimo, direte voi. Sì, facciamo sempre lo stesso pezzo. Guarda le note, quanto sono carine. Adesso le prendiamo tutte. Tutte le prendiamo. Tutte. No, no, no. Tutte le prendiamo, le notine, tanto carine. Le prendiamo, ce le ficchiamo su per il culo. E poi tiriamo forte forte finché non esce tutto l'intestino. Sì. Questa è la volta buona. Questa è la volta quella seria, sì. Wow 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 bitches. Woo! That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Ok, troppo lunga. Adesso, come se non bastasse, bisogna un attimo. Ho appena visto che c'è un percorso ancora più difficile, porca zozza, bisogna essere precisi qui. Tanto casco. È abbastanza ovvio che casco. No, invece, no. Attenzione. Fucking triangoloni. Ciao, belli. Mamma mia, qui casco. Qui casco. Oh, attenzione. 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 Stiamo tutti molto calmi. Stiamo tutti molto calmi. Perché si va a prendere la luna e la liscia. Due lune sotto sto posto del cavolo. Mamma mia, micidiale, signori. Che fatica. Posso aggiungere un che fatica? È stato un parto questo pezzo. Un parto forse nemmeno... Cioè, cesareo. Se fosse stato un parto cesareo, io stavo a dormire, faceva tutto i dottori. No, qui ho dovuto mettere il mio sforzo. Cacchio, non è stato facile. Quindi io qua salvo e vi dico, sai che... Sai che... Ciao belli. Ciao, ciao a tutti. Io chiudo qua perché sto pezzo è stato proprio... Mi ha ciucciato via energie preziose e adesso mi devo mettere a lavorare. E quindi amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. Iscriviti se non lo sei. Questo era Electric. È bella, zio.